Generation Alpha risponde Audi con la nuova TTS Roadster. Dopo il lancio della coupé è arrivato il turno anche della versione scoperta nella sua veste più potente. Le emozioni qui vanno vissute a tetto rigorosamente aperto. La capote in tessuto si apre in appena 10 secondi, operazione possibile anche in movimento fino a 50 km orari. E la struttura è leggerissima, realizzata utilizzando materiali come magnesio, alluminio, acciaio e plastica. Pesa appena 39 kg complessivi, un risparmio di 3 kg rispetto alla precedente generazione, nonostante un'insonorizzazione e isolamento termico migliorati. Rimuovere il tetto ha obbligato i tecnici a irrigidire il telaio. In particolare sui montanti anteriori è stato inserito internamente un altro elemento in acciaio, mentre sotto al vano motore e a quello del bagagliaio due strutture in acciaio contribuiscono a mantenere elevati gli standard di rigidità torsionale. Modificata anche la zona tra sedili e bagagliaio, con l'aggiunta di un telaio sul quale sono stati ancorati i due roll bar. La capacità di carico del bagagliaio rimane quasi identica alla coupé, appena 10 litri in meno. Grazie al sistema di chiusura della capote non si intaccano i 280 litri a disposizione, che restano invariati sia viaggiando con capote aperta che chiusa. Sotto al cofano ringhia il 2 litri TFSI da 310 cavalli, che assicura quel leggero brivido caldo dietro la schiena ogni volta che si schiaccia a fondo sul pedale del gas. Si toccano i 250 km orari di velocità massima e lo 0-100 viene bruciato in appena 4 secondi e 9.